Allora, oggi ho intenzione di farvi il video dei regali di Natale, visto che un sacco di voi sono curiose di vedere che cosa ho ricevuto per Natale. E quindi, anche se siamo l'11 gennaio, l'ho dovuto guardare sul telefono perché io non so se succede anche a voi, ma perdo la cognizione dei giorni. Io non so mai che giorno sia. Comunque, sono tante piccole cose carine, però non lo so, mi piacciono tutte. Visto che sono più vicini a me, vi farò vedere per prime queste due tazze che mi ha regalato la mamma. Si vede che conosce i miei gusti, vabbè, è palese, è mia mamma. Sono veramente tanto tanto carine. Quando magari ci prendiamo il tè, non lo so, qualcosa, io mi prendo sempre quella bianca e non lo so, magari questa la prende lei o Pablo o la Leda se è qui, non lo so. Comunque sia, mi è piaciuto un sacco. Cioè, mi hanno regalato tante cose, magari anche tipo così, delle tazze, però che comunque rispecchiano tantissimo il mio piccolo essere. Non mi ricordo se la mamma o la nonna mi hanno regalato quest'altra tazza bellissima, cioè è troppo carina, mi piace un sacco. È il cucchiaino incorporato, cioè è una cosa che veramente è troppo figa, perché c'ha qua tipo il buco, non lo so. E poi anche il fatto che ci abbia il, come si chiama? Fiocco di neve, evviva! Questa è un po' più piccolina rispetto alle altre. Cioè, rispetto alle altre due. Però non lo so, anche questa qui con tutti i puoi, cose di neve, non lo so, è molto invernale. E non fate caso, ovviamente, come in ogni video, non al mio aspetto perché ho cercato di truccarmi il meglio possibile, ma ho proprio la mia lentezza nel parlare, perché sono tipo, no, cioè sto arrancando. Il prossimo regalo è bellissimo, cioè me l'ha regalato la mamma con Franco, che è il suo compagno, e io appena l'ho visto ho detto: sei seria? E sto parlando di questo. Non so neanche se riuscite a vederlo, però è uno di quegli orologi che si attaccano al muro e stanno così. Ed è bellissimo secondo me, cioè è fatto con tutti questi. Qua c'è il mio cappello. È fatto con tutti questi ghirigori e è così molto vintage. E l'orologio è figo perché c'è sia da una parte che dall'altra. Quindi, indipendentemente da che parte lo metto sul muro, comunque sia si vede ed è una cosa troppo bella. Poi c'è questo disegnetto carino. Sto cercando di farvelo vedere, ma è abbastanza complicato perché c'è la luce del softbox. Che poverino, è l'unico che mi è rimasto. Mi si spara flash addosso. Però non mi fa vedere le cose perché, ovviamente, c'è tutto riflesso. Comunque, niente, vabbè. Questo qui me l'ha regalato appunto la mamma con Franco e è bellissimo. Cioè, non vedo l'ora di poterlo proprio mettere. In questo momento l'ho messo qui dietro sul cestino che nasconda per ora la presa di corrente, però è bellissimo. La mamma è impazzita perché mi ha fatto tipo 3.000 regali quest'anno, si è data proprio la pazza gioia. Oltre all'orologio e le tazze e altre cose che adesso poi vi faccio vedere, mi ha regalato questa cosa fantastica, secondo me. È una borsa dell'acqua calda elettrica, quindi nel senso si attacca, c'è cioè proprio la. Aspetta, ve la faccio vedere. Computer, cioè, c'ho il mio computer che si spegne perché c'ha il cavolo di coso che non. Vabbè. Ed è praticamente fatta così, cioè, qui c'è una specie di acqua perenne o comunque non lo so, deve rimanere dentro, cioè questa l'ha proprio comprata già così, ci attacchi il cavo appunto, metti la cosa a scaldare, questa si scalda e ti scalda le mani, cioè è proprio fatta apposta, ti scalda le mani, non dura tutto il giorno, dura più o meno, che ne so, mezz'ora, un'ora. Però tu comunque sia ti continui a scaldare questa borsa dell'acqua calda elettrica e c'hai sempre le manine al caldo, secondo me è una cosa bellissima, anche così per stare in casa che magari ti guardi la televisione, ti guardi un film e stai con le cose così ed è troppo bello, cioè l'avevo visto, cioè l'avevamo visto, mi sta cadendo la spallina, l'avevamo visto insieme tipo i mercatini di Natale, però poi alla fine appunto, ma costava anche poco mi sembra, non mi ricordo, però questo veramente è una cosa veramente tanto tanto utile, soprattutto per me che soffro di, che a volte voi mi vedete che ho le maniche qua, sembrano tutte pallini, diciamo, mi si vede spesso nei do it yourself, quando faccio video dove le mani si vedono molto, e di mattina quasi mai, però durante la giornata, non so perché, mi vengono tutte le mani piene di macchie, non lo so, e devono stare, cioè devono avere una temperatura mite. E quindi questa cosa qua mi verrà troppo utile. Sempre la mamma mi ha regalato questa cover che ve l'ho anche fatta vedere nel video dei preferiti di dicembre, che non so se si vede, sì, si vede, è tutta glitterata ed è rosa, quindi mi piace tantissimo.
tantissimo. L'Aisina, la mia dolce Aisina, visto che sa che mi è venuta la cosa delle agende, mi ha regalato, allora, intanto due clips fatte così. Ce n'è una rossa e l'altra, che però è nell'altra agenda, ed è rosa e mi piace un sacco come magari segnagiorno, e penso che sì, le ha prese decisamente da Tiger. E oltre a quella mi ha regalato anche, aspetta un momento che li prendo, questi qui, che carini che sono. In realtà ce ne sono tipo due di questi qui, e sono troppo carini, cioè sono degli sticker che appunto puoi attaccare nelle giornate, nei fogli, nelle pagine, e io lo sto usando un sacco, cioè io la sto usando un sacco questa cosa, perché qua in Italia, non so se a Genova che siamo sfigati, non lo so, non ci sono cose carine da poter appiccicare sull'agenda o comunque cose del genere, e quindi appena ho visto questi tipo, oh, sticker, cose carine, sì. Il mio amore mi ha regalato, già vi avevo fatto vedere nei preferiti del mese le Converse, tra l'altro tante ragazze mi hanno detto dove le ha comprate, dove le ha trovate. Le aveva prese da Footlooker, lo dico perché un sacco di ragazze me l'avevano chiesto, e effettivamente mi piacciono un sacco. Voglio soltanto, l'unica cosa che voglio fare è cambiare i lacci, perché sono veramente molto molto tozzi e quindi non scendono bene, cioè nel senso sono un po' non scomodi, però invadenti, non so come dire, e hanno tutto il pelo dentro, quindi sono troppo troppo belle. E poi mi ha regalato la Beauty Blender, perché gli avevo detto che la mia sta morendo, cioè piano piano sta veramente usurandosi tantissimo, anche perché io prima la utilizzavo male, tra virgolette, nel senso che non sapevo bene come riuscire a pulirla del tutto, e quindi si è, non scolorita, però si è proprio, non lo so, macchiata tra virgolette di fondotinta, e giusto adesso ho imparato un po' di più tra virgolette a lavarla bene, anche che non sia con le cose tutte fatte apposta per la Beauty Blender, che onestamente spendere già i soldi per la Beauty Blender, in più anche il detergente fatto apposta, cioè nel senso, ad un certo punto me lo faccio in casa e va bene lo stesso. La mia nonna, a parte un maglione rosso che è sull'armadio e quindi non riesco a tirare giù perché sono troppo nana, perché l'ho messo in alto e dovrei prendere lo sgabello, vabbè, papà. Mi ha regalato questo, che è qualcosa di veramente, ciao, sono un pinguino. Ma veramente questa cosa è la cosa più comoda e morbidosa che io abbia mai indossato. È un pigiamone. E qui c'è l'altro, che è fatto tutto con le righe. Ed è tutto peloso e morbidoso. E quindi adesso tipo adoro stare, cioè amo stare in casa, perché uno fuori si sta ghiacciando, cioè esci e ti vengono i polaretti, le stalattiti, gli stalagmiti di ghiaccio dal naso, vabbè. Poi perché non lo so, è coccoloso e quindi è bello stare a casa con il pigiamone caldo. Papà mi ha regalato, cioè con i soldi che mi aveva regalato papà, avevo comprato quella giacca fatta tipo quella che avete visto nei preferiti di dicembre, quella marroncina con tutto il pelo, non so se avete capito, comunque vabbè, papà mi ha regalato quello lì. Poi la mamma di Pablo, e anche lei evidentemente ormai conosce i miei gusti, mi ha regalato questa tazza bellissima, rosa, con tutte le cose, tutta vintage. Questo tra l'altro è un copritazza, e la cosa bella di questa cosa, che mi ha regalato, non mi ha regalato soltanto la tazza, praticamente era proprio un kit per farsi le tisane, e qui c'è proprio il coso, che non so come chiamarlo, per metterci dentro tutto l'aroma, tutta la cosa. Io ho dei problemi con il lessico e non so parlare, però voi mi capite lo stesso. Quindi mi ha regalato proprio anche tutte le spezie, non so se si possono definire così, alla mela, mi sembra melissa, non lo so, però veramente troppo buono, e la tazza veramente è troppo troppo carina. E poi invece la Titti, la sorella, la Titti non mia Titti, la Titti, la Tiziana, la sorella di Pablo, mi ha regalato queste cosine qui, che allora questo, cioè ve lo giuro, io vorrei che tramite un video si potesse sentire il profumo delle cose, perché questa profuma veramente tantissimo, e a parte che è troppo carina con tutti i fiocchettini, ma poi veramente ha questo profumo di pulito, non so come dire, però è veramente troppo buono. È una di quelle che tipo si appendono, io ad esempio l'ho messo vicino all'armadio così mi profuma l'armadio. E poi mi ha regalato anche questa candela fatta a forma di cuore con tutte le roselline tridimensionali.
ed è troppo bellina. Me la stanno messa sulla scrivania. Allora, lei mi ha detto che anche se l'accendo non c'è problema, nel senso che l'hanno progettata in modo tale che anche se l'accendo non si scioglie il fuori, ma praticamente si scioglie dall'interno. Però non lo so, mi dispiace accenderla. Ci sarebbero altre cose in realtà, nel senso che ad esempio il regalo della Giulia, della Titti, la mia Titti, ci dobbiamo ancora vedere e quindi me lo deve ancora dare, io le devo andare ancora al suo, ed è per quello che nel video suo non avete visto niente di mio e viceversa. Però vabbè, poi semmai ve lo farò vedere in un altro video. Niente ragazzi, io devo veramente muovermi fortissimo perché è mezzogiorno e 25 e io un'ora fa avrei dovuto finire e a mezzogiorno più o meno avrei dovuto iniziare, quindi questo video probabilmente, ma io sto pensando una cosa: anziché farvi uscire i video alle 2, pensavo di spostarli alle 3 e mezza, o alle 3 o alle 3 e mezza, perché ho visto che comunque sia oggi è il giorno corrente tra virgolette nel quale deve uscire il video, ossia lunedì. Però visto che appunto magari durante la settimana c'ho altre cose da fare, vatte la pesca, di mattina se mi sveglio presto riesco a farlo tutto quanto, però magari appunto se un video è un po' più lungo non riesco a farlo uscire alle 2, quindi pensavo di avere un po' più di margine di tempo, però magari c'è, cioè, che ne so, mi sveglio alle 9, inizio a girare, poi lo monto e per le 3 è pronto. Quindi pensavo di appunto spostare i video alle 3 e mezza. Io, vabbè, fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi mando un sacco di baci e noi ci vediamo giovedì. Ciao!